Bentornati in questo nuovo videovlog. Mi raccomando, iscriviti al canale YouTube iscritto, videovlog del Carpitali. Voglio ringraziare, prima di continuare il video, il Carpitali e Tavaschi Junior perché è passato a salutarmi nello stand della Tavaschi Junior. È stato bellissimo, mi sono divertito tantissimo. E gente, insomma, mi sto già dicendo troppo. Buona visione. Ci siamo, grandi. Andiamo. Direi che di gente ce n'è. Com'è? È bella. Bella che è? Bella, 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 eh? Stop e squid. Però molto bello, finora molto molto bello. Barchini. Pieno di polsi, di palline, di tutto. Seguiamo. Anche spinning. Bella anche questa. Guarda che tempo. Sono qui anche un po' per i fideristi. Vai, a quante tende. Allora, com'è? Va bene, ci stiamo divertendo. C'è molta roba. Sì, c'è tantissima gente, guardate. C'è tantissima gente. Adesso tra poco andiamo allo stand della vasca di Cicognola, padiglione 4. Andiamo questa qua. Melone. Melone, ci sta. Ci sta. Non è male. Stand cut. Piombi. Sono davvero belli. Avvicinando alla vasca di Cicognola. Siamo la vasca di Cicognola. Video che ho fatto io. Guarda lì. Tac. Spettatore Cicognola, ci siamo. Fantastico. Siamo dietro le quinte. Adesivi attaccati su quattro lati. Tantissima gente. Uno spettacolo grande. Ciao ragazzi, sono qui con Yuri, grandissimo. Ciao a tutti. È il sì, l'uro più grosso che hai mai preso. Allora, il mio record personale è 2,65 m. Stimato, perché è veramente troppo enorme da poterlo pesare con una bilancia, intorno ai 120-125 kg. E qua in... Qua sul Po. Ah, sul Po. E no, nel mondo, diciamo, che giri tanto? In Europa un altro bel pesce che mi non ricordo, perché è un record mondiale che è ancora tuttora, anche se
non ufficiale perché non è ICFA, è il più grosso albino preso in Francia, che era 2,42 m, il più grosso albino vivente. Ok, grazie. Niente, grazie, grazie a voi. Mille. Di rigo, qua, dove, c'è, dove ci sono le palline. Ma è impossibile. Allora? Che vediamo un po'. Bella, credo. Com'è? Arriva fino a lì. Le palline ci sono. Anche noi prima. Guarda che sfigato che sei, mo ti cade. Dai che ce la fai. No, te l'ho un po' tirato. Quasi, è stato bello. Zio, quello, la cosa è quella, eh. Adesso la quel materiale è un po' scivoloso. No. Ritenta. Con il cappellino. E così proprio sei il campione. Guarda, eh. No. Niente. Stand cord. Ce l'ha! Ce l'ha! Un applauso alle nostre ragazze! Presidente, visto che hai fatto 8.000 km per essere qua... Adesso mangia, aspetta... Com'è? Samuel? Ci dai due che ti filmano, guarda. Ci dai due che ti filmano. Infatti, è vero. Ok, chiudi. Bottone, ok. Lascialo andare, lascialo andare. Acqua dolce. Vabbè, 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 vai, vai. Quando arriva 11 chiudi. Ok. In su. Sì, schiacciando il nero. Ah, così. Vai. Secondo tentativo. Ok. Grande. Alcune foto che abbiamo fatto con Alan Blair, io, Ghiso e Samuele, De Pascalis, grande, Italy Fishing, abbiamo parlato, ci siamo divertiti davvero tantissimo, e il grande Gian Pierino, ovviamente saluto tutti e al prossimo Carpitali. Ciao ragazzi, io spero che questo video vlog del Carpitali vi sia piaciuto, è stato bellissimo, voglio ringraziare ancora la Vasca Cignol e il Carpitali, e Samuele e Alessandro che hanno fatto una grandissima compagnia, ci siamo divertiti tantissimo, avete visto tanti grandi protagonisti del mondo della pesca molto importanti e niente, io ringrazio ancora tutti quelli che sono passati a salutarci e tutti insomma, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube Pescheta e al prossimo video vlog, ciao!